Buon Abitacolo da oggi è un'opera d'arte che valorizza un angolo del paese, lo rende più bello e accogliente e rappresenta anche un tratto identitario della comunità. È infatti terminato, dopo alcuni giorni di lavoro, il murales realizzato su una parete in piazza Marchesano dall'artista originario di Padula, Giuseppe Gimelli, coadiuvato da Gelsomino Parascandolo su foto di Luigi Parascandolo, relativa ad una rievocazione storica di qualche anno fa. L'opera, che è stata presentata nella giornata di ieri, ritrae tre donne al lavatoio di San Donato intente a lavare i panni, un'attività, ha spiegato il sindaco Giancarlo Guercio, che fino a qualche decennio fa era ricorrente e quotidiana, rappresentando un tratto dell'identità collettiva di Buon Abitacolo. L'iniziativa è stata organizzata e gestita dai ragazzi del Servizio Civile di Buon Abitacolo in collaborazione con l'associazione Fermento, il Sorriso della Solidarietà e ADA, e ha visto la collaborazione di diversi cittadini del posto che hanno seguito da vicino la realizzazione dell'opera offrendo assistenza e disponibilità, tra cui la famiglia Porta Reina che ha messo a disposizione il muro. Il plauso, ha concluso il sindaco Guercio, va ai ragazzi del servizio civile per aver saputo scegliere un tema identitario forte e agli artisti per aver realizzato un'opera straordinariamente bella.